Si è conclusa questa mattina Natale al Borghetto, l'iniziativa organizzata da Etna Comics in collaborazione con il Borghetto Europa, la scuola di alta formazione B Academy, l'associazione culturale Actea e l'associazione centro culturale Cristiano Onlus. Per tutto il periodo natalizio lo staff organizzativo ha raccolto giocattoli nuovi o usati ma in ottimo stato, regalati da chi con tanto amore ha voluto donarli ai bambini che possono permettersene meno di altri. I giocattoli sono stati consegnati questa mattina al Borghetto Europa. È un momento entusiasmante, poi diciamo assolutamente in linea anche con quelli che sono i nostri propositi. Come nella qualità di direttore di Etna Comics ci siamo sempre mossi con lo spirito della beneficenza, lo dimostriamo tutti gli anni con quello che raccogliamo e abbiamo donato. Quest'anno per esempio la città di Catania è una cosa che ci rende proprio orgogliosi, perché se qualcuno fa, è giusto che diciamo dia spazio, comunque lasci una parte di quello che ottiene per chi non può fare, e questo è una cosa che ci dà molto stimolo e ci spinge sempre ad andare avanti. E oggi c'è stata una risposta bellissima, questi bambini che hanno preso questi regali e hanno trovato oggi una sorpresa bellissima, insomma sono molto divertiti e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Il Comune di Catania è sempre molto vicino alla causa di che portano avanti questo genere di progetti, quindi ringraziamo il vice sindaco che è venuto anche a trovarci, l'assessore Villari che ci ha dato una grossa mano d'aiuto con coinvolgimento anche dei servizi sociali, no? Che hanno contribuito a rendere possibile tutto ciò. Quindi che dire, l'anno prossimo la organizzeremo senz'altro, un'altra volta. Per il Comune di Catania è un dovere partecipare a questi eventi, in particolar modo a sostegno di un'iniziativa che è Etna Comics e anche associazioni studentesche come Actea hanno voluto promuovere, sempre in favore dei minori e di realtà che hanno bisogno di essere seguite non soltanto a Natale ma quotidianamente. Questa iniziativa per noi era un'iniziativa importante da sostenere, l'abbiamo voluta sostenere e andremo avanti. Sono convinto che il connubio con Etna Comics promuoverà altre importanti iniziative in favore del sociale. È stata una bellissima iniziativa, ovviamente ringraziamo innanzitutto Etna Comics per la splendida occasione che ha dato. E speriamo sia un piccolo primo passo per un appuntamento che nel futuro si possa ripetere con sempre più partecipazione. Ovviamente un grazie enorme al vice sindaco che è stato oggi presente, un grazie doverosissimo anche all'assessore Villari e un grazie soprattutto a Etna Comics e al Borghetto Europa che comunque sono stati da ciceroni in questo inizio.